Sapete, non saprei che intro fare per questo video perché le costruzioni di oggi sono, boh, strane, quindi godetevi il video fino alla fine. Strane, molto strane. Allora, amici, iniziamo dove iniziamo spesso i video, ovvero nel tempio degli iscritti, nel quale, come vedete, ho inserito uno dei vostri commenti di Rodfuck, spero di averlo scritto bene, ovvero la duplicazione oggetti. Sì, avete letto bene, duplicazione oggetti che andremo a fare più avanti, come gli altri commenti li andremo a fare più avanti. Oggi invece andiamo a finire uno dei progetti, cioè non finire, continuare, diciamo, uno dei progetti che avevamo iniziato qualche tempo fa, ovvero, come non vi ho detto nella intro perché, boh, non so come dirvelo, tipo la testa dei mob, non lo so. Comunque è in questa zona nella quale appunto andremo a costruire, dovrebbero essere 6 teste di mob. In questo episodio ne facciamo altre 2. Boh, magari poi mi inventerò qualcosa. Fatto sta che per ora ce ne stanno altre 2. Voglio fare quella del ragno di sicuro. E poi non lo so, vediamo. Infatti, come vedete nell'inventario, c'ho un botto di roba, ma tipo un casino di lana, un casino di roba, perché servirà per la costruzione. Quindi io inizio a costruire nel mentre vi spiego. Comunque, fidatevi che è una figata e vi invito a scrivermi dei commenti nei quali, appunto, i quali appunto verranno inseriti nel tempio dei commenti. Ci vorrebbe una intro con il tempio dei commenti. Vabbè, iniziamo. Allora, vi avrò fatto il taglio, comunque li voglio distanziare tutte le teste di 5. Così almeno esce una roba omogenea e... perché sto correndo di qua. E ho fatto la base e sostanzialmente è facile facile. Non so se poi voi lo volete riprodurre. Boh, magari in caso pausate il video, mettetelo un po' più lento, così potete magari riprodurre queste testoline di mob. E in caso con un parkour incredibile, ho fatto il coso. Bisogna farlo almeno per i primi step doppio. Però per ora facile facile. Sono caduto, ok. Poi tra l'altro qua sopra volevo mettere tutta la lana grigia. Allora un po' sto andando a memoria, un po' sto andando a invenzione e un po' copiando in giro per l'internet. Vedete che già sembra una faccina, che carina! Però deve essere un ragno, bello cattivo. Che schifo i ragni. Poi qua sopra volevo fare una roba del tipo tech doppio, prendere i blocchi, che tra l'altro spero che mi bastino. Cioè non ci vuole tanto a fare i blocchi di redstone, però sono pur sempre blocchi di redstone. E poi riprendere la lana grigia. Dovrebbe uscire giusto. Ok, vedete che già la faccia si sta creando. Perfetto, facile, bene, bene. Allora, qui voglio fare una cosa del genere, ovvero metto tutto così. E sono caduto. E sono caduto! Per poi andare a ricoprire così. Secondo me non mi bastano i blocchi. Mi sa che devo andarne a fare altri, eh. Sì, anche perché li sto facendo tutti doppi, giusto per farlo omogeneo. Ah, tra l'altro l'altezza la devo fare uguale a questo, altrimenti mi sparo. Sostanzialmente mi sparo se non lo faccio uguale. Ok, allora mi butto, mi butto. L'ho fatto alto come l'altro. Mi è avanzato tra l'altro anche un blocco. Dovrei prendere le scissors, come si chiamano in italiano, boh, non lo so. E sì. No, mi sa che qua ho sbagliato di uno. No, 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 ho sbagliato di un blocco. Ok, mi ero accorto che avevo sbagliato. Vabbè, una roba strastupida. Comunque è fatto. In teoria e anche in pratica l'ho fatto. Sì, l'altezza è uguale, sì. E qua niente, ma... blocco, sì, a me il blocco. Ok. E qua in teoria basterebbe andare a... Ok, giusto così. A chiudere il tutto. Facile, facile. Cioè, volendo dentro ci si può fare qualcosa. In caso scrivetelo nei commenti che lo metto nel tempio degli iscritti. Sì, ogni volta lo dirò così. E ho poca lana grigia. Sto finendo la lana. Cioè, ho preso un botto di lana light grey. Invece devo prenderne più di questa. Vabbè. Comunque, non è per nulla difficile fare queste cose. Basta semplicemente fare un bel pattern all'inizio e poi il tutto segue. Facile, facile. Volevo appunto andare a chiudere il tutto. Vi farò chiaramente il taglio, quelli belli netti, un taglio bello netto per evitare tutta questa parte noiosa. E ci vediamo dopo appena ho finito. Finirò anche la lana grigia? Molto probabilmente sì. Ma ci vediamo dopo. Chiudi, chiudi, chiudi. Perfetto. Allora, amici, abbiamo fatto queste 2. Adesso ci andiamo a fare lo scheletro. Qua ho messo sempre il divisorio. Dobbiamo andare a sinistra di 8. No. Lo scheletro lo voglio... Oddio, che casino sto piccone. Lo scheletro lo voglio fare con i blocchi di quarzo. Uso il quarzo appunto perché nell'ultimo episodio, in uno degli ultimi, no, nell'ultimo in realtà, ne ho preso un casino perché eravamo andati nel Nether, abbiamo fatto anche la base, in caso vi invito ad andare a vedere quell'episodio. Qua comunque dobbiamo chiudere il tutto, dovrebbero bastare, ma tranquilli che di quarzo ne ho anche altro a casa. E vediamo 1, 2, 3,
4, 5, vediamo se è giusto perché altrimenti mi metto a piangere. 1, 2, 3, 4, 5, perfetto, è giusto. Allora, ho fatto il davanti dello scheletro, avevo sbagliato a prendere l'ana, sono andato a prendere quella grigia, non quella grigia chiara. E fatto, completamente fatto, non è per niente difficile, anzi sono abbastanza sicuro che lo scheletro sia la costruzione più facile da fare, appunto, tra tutte. Qua tra l'altro ho anche spostato un po' la caverna, proprio l'ho spostata di cattiveria. Ok, l'ho semplicemente distrutta col mega piccone, per appunto far spazio al nostro scheletrino. Ora, come prima, in caso vi farò il taglio, nel quale vado a riempire, come vedete, il tutto. Tra l'altro non ve l'ho detto, dentro ovviamente non ci metto per ora niente. Sono caduto, ok? Cioè, potremmo farci qualche costruzione, però per ora aspetto. Questi 55 dovrebbero bastare, di poco, ma dovrebbero bastare. E niente, sono contento perché queste... Dai, basta cadere, oh mio Dio! Dicevo, sono contento perché queste costruzioni sono belle, facili da fare e esteticamente mi piacciono e non poco. Quindi ora spacchiamo un attimo qua, ok? Quindi sono molto, 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 molto contento. Facciamo un attimo lì, dai. Facciamo così, quindi vi faccio, no, ridammi il blog, ok, ah sì, me l'ha ridato. Quindi vi faccio il taglio come prima e ci vediamo dopo. Amici, mi manca l'ultimo, sì, mi avanza un blocco. Potrei far parkour, ma mi sa che non lo faccio. Allora, con questa pioggia incredibile, aia, le mie gambe sono esplose. Dai, che, oddio, che fastidio quel coso di erba. Vabbè, che carini che sono i nostri tre mobbettini. Dai, ora i prossimi che ci mancano da fare sono l'Enderman, lo zombie e Aerobrine. A caso. Però dai, quei tre sono belli. In caso se ce ne sono altri scrivetemi. Sapete che non mi viene in mente... Boh, non mi vengono in mente. Comunque Aerobrain lo voglio fare, che è bello facile. Oh, dai, sono contento. Sono molto contento. Quindi ce ne andiamo. Basta spaccarmi le gambe. Oh mio Dio, basta. Tanto mi avete detto di fare le strade. Dovrei mettere il commento nel tempio, ma lo facciamo nel prossimo episodio. Quello di appunto collegare tutto con le strade. Ma adesso non c'ho voglia. Però tranquilli che lo faremo. Quindi signori, ce ne andiamo nel tempio a riparo dalla pioggia. Ah, già che non c'è il tetto. Vabbè. Quindi signori, salvo ed esco come alla fine di ogni episodio. Vi ringrazio per la visione. Mi do pure una sistemata che non fa mai male. Bellissime queste tre costruzioni, mi piacciono un botto. Vi ringrazio nuovamente. Vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15, con un nuovo video. Ciao!